Nicola Corti, un operaio della KME di Fornaci di Barga, Lucca, è morto durante il suo turno di lavoro. L'incidente, le cui dinamiche non sono ancora chiare, è avvenuto nel reparto laminatoio della fabbrica dove Corti era addetto al flottante 1, un nastro che trasporta l'ottone nel forno di ricottura. Corti, che lavorava in KME dal 1992, era uno degli operai più esperti del reparto. Secondo le prime ricostruzioni, l'operaio sarebbe rimasto incastrato nel macchinario. Un collega ha dato l'allarme, ma i soccorsi e l'attivazione di Pegaso si sono rivelati inutili. Il macchinario è stato sequestrato per verificare il corretto funzionamento dei cancelli con fotocellule che avrebbero dovuto bloccare automaticamente il sistema. La salma di Corti sarà sottoposta ad autopsia per determinare se un malore possa aver causato l'incidente. Sul posto hanno effettuato un sopralluogo la medicina del lavoro dell'ASL e i carabinieri. La tragedia ha scatenato rabbia e indignazione tra i lavoratori con i sindacati che hanno indetto uno sciopero per giovedì 16 maggio. Nicola Riva, segretario generale della FIOM CGIL Lucca, ha espresso il cordoglio alla famiglia e la solidarietà ai colleghi, sottolineando la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro. Nicola Corti, sposato nel 2008 e padre di una figlia di 16 anni, viveva con la madre dopo la separazione dalla moglie. Dopo la morte del padre nel 2020 era rimasto vicino alla madre, pensionata. Iscritto alla UIL, Nicola era noto per la sua scrupolosità e per l'attenzione nella formazione dei nuovi lavoratori. Paolo Fantapie, segretario generale UIL Toscana, lo ha ricordato con affetto.